Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video di Sempre sono 96. Io sono Babi e lui è Samuele. Oggi faremo le live reaction sugli highlights di Napoli-Empoli 12 allora, novembre 2023. È una partita facile, quindi non possiamo perdere. Non possiamo perdere, siamo strafavoriti. L'Empoli ha vinto, ha fatto solo 4 gol fino ad ora. Ha vinto una sola partita contro la Fiorentina, due partite, Fiorentina e Salernitana e basta. Vai, parti. Via, iniziala? No, l'annuncio. Non ci poteva mancare. Dovevi farlo bene. No, ma il Dazzano lo paghiamo e ci fa vedere bene. Dico, ne paghiamo anche. Ne paghiamo e questi ci fanno delle pubblicità. Vai. Fai da dire poco, tanto il video inizia dopo l'annuncio. Oh, passi, eh? Alza Paolo. Ah, vero? Ecco, ecco. Dodicesima giornata, dai. Ecco qua. Siamo già all'undicesimo. Capitano, scende sulla fascia destra. Si accentra. Scarica a sinistro! No! Paratona di Berisha! Non puoi farlo! Berisha è forte, non è? Dal corner. Arriva il colpo di destra! Non ci credo! Non ci credo! Ma ti rendi conto che ha parato sul colpo di zambo? Allucinante, ha fatto due parate a mostro, che adesso, eh? Allora, ciampolo! Meno male! Ischia grosso il Napoli, cancellieri! Cambiati! Ancora attacca l'embolo! Posizione in area, perché Valcross ha arretrato insieme! Madonna! La moccia! Infatti c'è Gollini al posto di me! Ma no, cavolo Gollini! Il terzo di seguito, ragazzi, è diventato più l'embolo del Napoli che si porta, lo voglio dire! L'embolo più pericoloso del Napoli, ma non è che c'è Gollini in porta! Ma adesso c'è Jack, si gira e la spara. Ma dove la tiri? La spara in curva B, la Spadoni. Proprio di forza, via. Puntare la Spadoni. È finito prima del controllo. Guardate, ci prova e lui la spara in curva A. Ovviamente, non si mette in partita, in tribuna, da solo. Ma perché fanno la cosa? Cancellieri ci riprova, vabbè, continuo molto a telefonare, per fortuna, era proprio interessante con lì. Ah, è entrato dalla scheglia. Entrato c'è il dribbling. Agira. Terza super parata di Berisha sul tiro di Lindstrom. Ma io che ne so. Che parata l'ha fatto. 78esimo. Dalla scheglia. Dribbling secco, spara il sinistro. Non so se sta combinando questo Berisha oggi, sta facendo un salame impossibile. Posizione, Piotro, 88esimo. Palla vicino alla schiena, tutto! Ma la voleva passare! C'è il tiro da San Paolo! Un tiro da due metri di Cavaschiera, la parte del portiere! No, no, ferma tutto, ferma tutto, che cosa c'è? Marenco, un tiro appena entrato in aria da posizione impossibile che va a stamparsi all'interno del palo entra in porta. Garcia sono andata lì, Garcia sono andata lì, allucinante, ci sta facendo perdere questo Garcia, non è proprio Garcia, un po' Garcia, un po' sono quelli giocatori che entrano in campo e non servono, se sbagliano i passaggi che ci può fare Garcia, ma quando me sono colpa di Garcia, ma dove sono, no? Al posto di farlo giocare, dove stava bene, no? Guardate che pioggia! E questi applaudono, non ci vedete applaudire, ragazzi, non ci vedete applaudire, partita pessima, persa contro le ultime classifiche. Pensa che andate allo stadio, pensa che andate allo stadio per vedere la sconfitta, che l'Empoli hanno speso 1.000 euro per guardare poi la vittoria. Pensa che andate allo stadio, chi è andato allo stadio? Noi. Esatto, pensa che siamo andati allo stadio. Noi già lo sapevamo. Ragazzi, l'abbiamo vista in diretta allo stadio, una partita da dimenticare. Vabbè, sarà meglio la prossima volta, aspetta, dai. Aspetta, comunque vediamo che hanno fatto le altre squadre. Vediamo poi altri risultati veloci. Lo vedo su Google perché da Google. Se lo faccio vedere su lì sul diretto non si vede niente. Google, Google. Ok. Quindi. C'è proprio diretto. Sì, non puoi dire. Per adesso le uniche partite che hanno giocato insieme prima del Napoli sono e il Bosnia dopo sono. Allora, la Fiorentina che ha vinto 2-1 contro il Bologna. Mm-hmm. E occhio perché l'Atalanta pareggia a Udine 1-1. Oh, bene, ottimo. Ovviamente qui si vede al contrario, vediamo dopo giriamo solo per questi secondi. Sì, va bene. Aspetta, vediamo le altre squadre. Quindi
Mo chi deve giocare? Poi c'è il derby, Roma-Lazio. Il derby sarà tesissimo, si deve stare tutte mazzate. Roma-Lazio e Inter-Frosinone. Alle 18, Roma-Lazio. Non ragazzi, mi fa scrivere, guarda che non mi fa scrivere l'Inter da meglio, no? No. Sì, deve vincere perché se no vincerà di nuovo lo scudetto. Uno di più la vincerà. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale Sempre 96, metteteci un bel like, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Babi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.